Proseguono gli appuntamenti dell'Associazione Cultura e Identità di Pesaro, che mercoledì sera ha portato nella Sala degli Specchi dell'Hotel Alexander Museum Palace una conferenza d'indagine su uno dei dipinti più discussi della storia, vale a dire La Flagellazione di Cristo di Piero della Francesca. Un'analisi di un'opera enigmatica, fonte di dibattito, esaminata dallo studio di Silvio Bozzi, dirigente di polizia di lungo corso, nonché docente di criminologia all'Università di Bologna. Io considero il quadro più enigmatico non solo della storia del Rinascimento, ma della pittura occidentale, quindi della pittura tout court. Perché è così enigmatico? Perché è un quadro che presenta delle stranezze compositive che non hanno trovato, almeno apparentemente, una soluzione coerente. Ed è un quadro che ha messo a tappeto i pesi massimi della storia dell'arte. Quasi tutti si sono cimentati in una catena di interpretazioni che sembra quasi dar vita a un accanimento di tipo esegetico. E stasera proveremo a conoscerlo meglio, ad affrontare come un clinch, per usare un termine pugilistico, un corpo a corpo con la flagellazione, per tentare di fare in modo che essa stessa, da un'analisi più approfondita di tipo scientifico, ci riveli i suoi segreti. È un momento molto importante per la cultura italiana e soprattutto locale per la territorialità di questo quadro che è un autentico mistero. Le prossime attività avremo San Francesco d'Assisi a Piobico il 25 maggio e forse Diego Fusaro.